Buongiorno da Cucina Più Evolutiva! Oggi prepareremo un dessert crudista che probabilmente renderà felici i più golosoni. Il tiramisù. Vediamo subito l'attrezzatura. Ci occorre un mixer, una vaschetta di vetro ricoperta di carta da forno. Passiamo agli ingredienti. Ci servirà per il primo strato, la base biscotto, 150 g di noci di macadamia reidratate per 2 ore e 6 datteri al naturale. Se volete potete aggiungere anche un pizzico di sale marino integrale o rosa dell'Himalaya, ma è assolutamente facoltativo. Per il secondo strato, che chiameremo crema di caffè o di cacao a seconda di quello che deciderete di usare, se l'infuso di caffè, che renderà il dolce non raw al 100% in quanto il caffè è tostato, o il cacao crudo. Quindi per la crema ci serviranno 100 g di crema di datteri, per la cui ricetta potete visionare il link nelle info di questo video, 50 g di olio di cocco, corrispondenti più o meno a 3 cucchiai, 20 g di cacao raw, sciolto in 50 ml di acqua. Noi non useremo il caffè, sia perché, come abbiamo detto, è tostato, e poi perché non l'abbiamo affatto in simpatia. Ma chi non ha ancora abbandonato il caffè, magari lo può utilizzare lasciandolo in infusione per 8 ore in acqua tiepida e poi filtrarlo. Per il terzo strato, la crema bianca, ci serviranno 200 g di farina di mandorle, mandorle macinate, 200 ml di latte di mandorla, 50 g di succo d'agave, 50 g di crema di datteri, 100 g di olio di noce di cocco, un cucchiaino di essenza di vaniglia. Se non l'avete, va benissimo anche, come nel nostro caso, la vaniglia in polvere. Per la finitura ci occorrerà cacao crudo, quanto basta, quindi a ricopertura totale della superficie del dolce, 15 g di scaglie di cioccolato raw, per la cui ricetta vi invitiamo a visionare il link che troverete sotto le info di questo video. Iniziamo con il preparare la base. Scoliamo dall'acqua di ammollo le noci di macadamia. Frulliamo le noci assieme ai 6 datteri fino ad ottenere un composto piuttosto colloso. Versiamo il composto dentro la vaschetta di vetro ricoperta di carta da forno e lo pressiamo con le dita o con una spatolina, in modo da creare uno strato uniforme che non sia più spesso di 1 cm. Ecco fatto. A questo punto possiamo passare alla preparazione del secondo strato, vale a dire la crema cacao caffè. Nel frattempo possiamo lasciare la base a solidificarsi meglio nel congelatore per i minuti in cui prepariamo il secondo strato. Mettiamo a frullare assieme tutti gli ingredienti del secondo strato: la crema di datteri, l'olio di cocco. Se preferite lo potete far sciogliere a bagnomaria a fuoco bassissimo, in modo tale appunto che non raggiunga una temperatura superiore ai 45 gradi. Uniamo il cacao sciolto nell'acqua. Versiamo la crema cacao sulla base che abbiamo tirato fuori dal congelatore. Stiamo seguendo più o meno la stessa procedura di un tiramisù tradizionale. Anziché bagnare i savoiardi con il caffè, stiamo bagnando la nostra base biscotto con questa crema. Teniamo in freezer prima di passare a dedicarci al terzo strato, alla crema bianca, in modo tale che si compatti meglio anche questo secondo strato. Mettiamo a frullare tutti gli ingredienti che abbiamo elencato per il terzo strato. Versiamo il composto, mettiamo nel congelatore finché si sarà il tutto ben compattato. Ci vorranno circa 3 ore. È passato il tempo dovuto, quindi il tiramisù è pronto. Ora con il colino spolveriamo sopra un po' di cacao crudo. Stacchiamolo
dalla vaschetta e siamo pronti per la presentazione. Ne tagliamo subito una fettina. Decoriamo con qualche scaglia di cioccolato fondente. Il tiramisù crudista è pronto, vi consigliamo, essendo un dessert a base di frutta oleosa, di fare delle piccole porzioni. Mentre per la conservazione 10 giorni in frigo oppure 4 mesi in freezer. Quindi, come avete visto, per preparare questo tiramisù sono previsti strati ben distinti per gusto e colore. Nel primo, la base biscotto, prevarrà il sapore delle noci. Nel secondo, la crema caffè o cacao, prevarrà il sapore del caffè o del cacao. Per il terzo strato avremo quindi una crema il cui gusto preponderante sarà quello del cocco. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!